Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti o bentrovati sul canale Femmina che legge. Nuovo appuntamento questa sera con Cono Cinque Mani. Ciao Cono, buonasera e Ciao bentrovato. Margherita, buonasera a tutti, benvenuti. Dopo una pausa doverosa, ritorniamo nuovamente sul canale perché torniamo a parlare non soltanto di libri, ma in particolar modo questa sera parleremo di una scrittrice che per molti anni è stata dimenticata, soprattutto in Italia e forse anche in Sicilia. Lei è una scrittrice, è stata una scrittrice siciliana che ora poco a poco viene riscoperta con grande successo, peraltro, perché le pagine che lei ha scritto sono veramente incredibili, non ci sono veramente termini per poterla definire. Stiamo parlando di Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza, appunto, una scrittrice catanese. Dal vissuto veramente travagliatissimo, sembra, diciamo, cercando di studiare un pochettino la sua biografia, sembra di stare dentro una serie televisiva o dentro una sorta di scatole cinesi, perché veramente ogni anno della vita di Goliarda Sapienza è pieno, veramente pieno, gremito di cose che lei ha fatto o storie che potrebbero essere veramente raccontate su di lei, a partire dalla sua famiglia, dal padre, dalla madre, e i viaggi che le ha fatto, le storie che ha intrattenuto. E quindi, Cono, sarai tu questa sera a parlarci proprio della vita di questa scrittrice straordinaria che è Goliarda Sapienza. Prima di tutto ti volevo chiedere proprio una curiosità mia personale: come mai la scelta di questo nome Goliarda, che è un nome appunto sui generis? Ma più volte si ritorna a parlare di questo nome perché ci sono varie tesi che poi via via, magari in altre puntate, approfondiremo perché attorno al nome, come spesso abbiamo visto anche per altri autori, c'è il destino che viene affidato a chi poi se lo ritrova nel documento d'identità. Goliarda deriva da Goliardo perché fu il primo figlio di Peppino Sapienza. E aggiungere anche l'amato, il primogenito di Peppino Sapienza, che da subito seguì le orme del padre, quindi fu un piccolo sindacalista anch'egli che poi morì. Però ti ripeto, ritorneremo anche sull'albero genealogico di Goliarda perché merita davvero molta attenzione. Però ecco, è importante dire che lui probabilmente per su mandato mafioso fu annegato a mare alla playa di Catania. E proprio per questo motivo il padre non si rassegnò mai della perdita di Goliardo, che poi, tra l'altro, sarà presente per tutta la permanenza della famiglia Sapienza in via Pistone. È incorniciato dentro una cornice, una fotografia appunto che tutti quanti impareranno a vedere nella sala del pianoforte, nella sala della musica, nel salotto di Via Pistone numero 20. Ma ti dirò di più perché in realtà questo nome poi fu dato ai tre figli che nascono dall'unione di Peppino Sapienza e Maria Giudice. Dalla loro unione nascerà un altro Goliardo che muore, un'altra Goliarda che non ce la fa e infine la nostra Goliarda Sapienza. Quindi diciamo che nella storia della famiglia Sapienza di Goliardo e Goliarde ce ne sono stati ben quattro. E, più volte Goliarda Sapienza dirà che quel nome fu scelto dal padre in quanto ateo. Scelse proprio un nome di un santo che non aveva che non portava quel nome, quindi un nome senza santo, e per questo scelsero Goliardo. Però ecco, più volte e in più opere si ritornerà anche sul nome, quindi avremo modo di approfondire.
Assolutamente sì, perché appunto a Goliarda Sapienza abbiamo deciso di dedicare più puntate. Innanzitutto perché tu intanto a Catania, visto che Goliarda Sapienza proprio era di Catania, stai dedicando proprio nella tua città un percorso che fai fare molto spesso ai turisti, che si chiama proprio il percorso di Goliarda Sapienza, cioè vai a far visitare ai turisti che arrivano a Catania tutti quei luoghi, tutti quei quelle tappe fondamentali che hanno visto protagonista proprio Goliarda. Intanto parlaci di questo percorso che tu stai facendo, che fai per far conoscere non soltanto Catania, ma anche appunto questa scrittrice. Sì, E devo dire solo una cosa, che è un percorso che possono fare i turisti, ma anche le scuole, perché è un progetto, diciamo, che tu stai portando avanti e che, visto che comunque a breve inizierà anche la scuola in Sicilia, è un progetto che potrebbe essere benissimo appoggiato anche dalle scuole per conoscere una scrittrice che molto spesso, proprio per questioni di tempistica per i programmi scolastici, non si riesce a studiare. Quindi potrebbe essere veramente un modo molto bello per poter conoscere questa scrittrice. Sì, hai detto bene, è un altro escamotage per parlare di letteratura e in questo caso addirittura di un mondo dentro Catania, di una Catania dentro un'altra Catania, perché proprio i luoghi di Goliarda, il luogo di Goliarda, l'utero cittadino di Goliarda è proprio San Berillo. E quindi lungo via Pistone ci sono tutti quegli elementi e quei posti in cui quei posti anche di formazione, perché come vedremo oltre alla sua come dire, oltre alla sua, al suo amore per la letteratura e agli studi sotto la bacchetta del professor Isaia, in realtà la sua scuola fu proprio San Berillo. E quindi lì si trova la casa del padre, la famiglia Sapienza, Via Buda, ma anche il cinema Mirone, adesso il cinema King. La Friggitoria Stella, dove appunto alla fine di ogni film andavano a prendere qualcosa da mangiare, perché visto che era aperta fino a mezzanotte, ma anche il teatrino dei pupi in sanguine. E quindi il cinema, il teatro, c'è cioè tutti quegli elementi che poi saranno fondamentali per la carriera e per la scrittura e per la penna di Goliarda Sapienza. E per concludere, ecco, questa parentesi, in effetti è un modo davvero efficace per parlare di letteratura, perché è proprio la Catania letteraria, la Catania fatta di carta, che è molto apprezzata, ecco. Quindi tu fai questo percorso per far conoscere appunto i luoghi di Goliarda. Ma una curiosità mia personale, i catanesi conoscono i luoghi di Goliarda? Purtroppo non tutti, o forse è meglio dire in pochi conoscono la Goliarda Sapienza e quindi i luoghi di Goliarda Sapienza, ma del resto c'era da aspettarselo, perché fu proprio Goliarda Sapienza che disse che in fondo i catanesi si dividono in catanesi e mezzi catanesi. I catanesi sono coloro che vivono dentro San Berillo. I mezzi catanesi sono i catanesi della Via Umbertina, i catanesi che vivono nelle ville appunto borghesi, Liberty, e quindi forse lei se lo aspettava un po', che c'è sempre una città che volutamente o per necessità rimane sott'ombra, ecco, non è sotto i riflettori. Che Però è differenza c'è anche tra San Berillo e la città Umbertina, ovviamente, come l'hai definita tu? Quindi la Catania dei catanesi e dei mezzi catanesi. Che quartiere è San Berillo? San Berillo, o come ancora
per levare proprio lo stigma del quartiere malfamato, è proprio Goliarda Sapienza che identificherà San Berillo con la Civita, che quindi è un altro che ingloba anche il quartiere di San Berillo. San Berillo è la città non vuole vedere, perché è appunto la zona che tuttora, tutt'oggi ospita la manovalanza, ecco, le salariate dell'amore, avrebbe scritto Goliarda Sapienza. Quindi vie bassi ancora abitate da prostitute, da trans e ormai da gang, che ormai è risaputo e si cerca di arginare, di bonificare anche alcune vie di questo quartiere, e per questo, per fortuna, moltissime associazioni stanno cercando e danno il loro meglio. San Berillo è comunque quella parte di quartiere che non fu che rimane tuttora in vita, proprio perché negli anni 50 tutto San Berillo, il San Berillo vecchio appunto, subì uno sventramento per dare spazio alla nuova città, alla City. Quindi, per intenderci, Corso Sicilia di Catania era il cuore di San Berillo, quindi tutto quel cuore venne estirpato per creare una nuova città e per trasferire poi i veri catanesi nella San Berillo Nuova, quindi in un'altra zona di Catania. E quella porzione di San Berillo che rimane è rappresentativa di quel passato che fu. Però è un quartiere monco, ed è anche mozzata la storia, perché proprio Goliarda Sapienza, quando fa riferimento alla Gelsominaro, quando fa riferimento alla Via dei Tipografi, quando fa riferimento ad alcune parti che non esistono più, fa riferimento proprio a quel San Berillo che fu programmaticamente sventrato. Perché proprio negli anni 50 il business come dire, più forte fu quello dell'edilizia. Ma apriamo un'altra parentesi ancora, che merita una delle tante puntate che metteremo in. Però ecco, è importante dire come ecco, questo quartiere fu l'altra formazione artistica di Goliarda Sapienza. Allora, io partirei proprio dalla vita, da quando nasce Goliarda Sapienza, perché Goliarda Sapienza nasce, come abbiamo detto, da due genitori anarchici. L'ha detto lei stessa, i miei genitori erano anarchici, lo ha detto anche durante una bellissima intervista che ha rilasciato Enzo Biagi, dove ha definito i suoi genitori anarchici, quindi era molto libera. Entrambi i genitori venivano già da storie precedenti. La mamma Maria Giudice era una lombarda, dalle doti eccezionali, era un'attivista, era una femminista, era una socialista che ha scritto numerosi trattati e libri e aveva avuto pure il tempo, peraltro, di fare circa, se non sbaglio, correggimi, 7 figli. E non contente di ciò, quando incontra, Peppino Sapienza, decide di farne altri, visto che non erano contenti. Anche Peppino Sapienza aveva già da un precedente matrimonio dei figli, la loro unione dà vita proprio a Goliarda Sapienza. Nasce appunto e cresce in questo quartiere che tu hai descritto benissimo, la Civita, quindi San Berillo. E avendo due genitori così fuori dalle righe, lei cresce
veramente in quel quartiere, per le strade, decide praticamente di passare la sua intera infanzia, anzi hanno deciso anche i genitori di lasciarla veramente molto libera e di farla crescere proprio per strada. Quindi io partirei proprio dalla sua infanzia, proprio da questi momenti, quando lei è ancora piccola, e poi arriviamo alla scrittrice. Esatto. Allora, lei nasce nel 1924, il 10 maggio appunto del 1924, ma verrà registrata il 18 giugno del 1924 e poi morirà a Gaeta il 30 agosto del 1996. E, dicevi bene perché, ed è importante, non è un dettaglio, fare riferimento sia a Peppino Sapienza che a Maria Giudice, perché entrambi appartenevano al primo socialismo anarchico, umanista. Maria Giudice, dicevi bene, fu una leonessa del socialismo. Non per prenotarmi per altre puntate, però in effetti la ritroviamo anche lei entrerà ed uscirà dalle carceri per motivi politici, per la posizione politica, però ecco, farà parte degli esuli politici in Svizzera, quindi Angela Balabanov siederà e frequenterà Lenin, conoscerà il primo Mussolini, anticiperà e, come dire, fiuterà già il carattere, lei lo definì isterico e puttano, del Mussolini che sarebbe diventato. Se lo ritrova anche come redattore dell'Avanti, e insomma, per dire, ecco, che fu una figura fondamentale, chiave della nostra storia politica. Al contempo, anche Peppino Sapienza non fu da meno, perché fu. Adesso lo vedremo perché faremo riferimento ad alcune tappe importanti che si intersecano con la biografia di Gogliarda Sapienza. Lui sarà in prima linea nella storia della Resistenza, ma lo sarà anche Gogliarda Sapienza, come vedremo. E, la loro attività, loro si conoscono, e mi riferisco a Maria Giudice e Peppino Sapienza, entrambi arrivavano da due storie. Il primo vedovo, appunto, Peppino Sapienza, Maria Giudice altrettanto, si conoscono nel 1919 a Volterra durante un convegno nazionale. Entrambi c'è subito una comunione di intenti, proprio perché entrambi erano si erano schierati contro la guerra. Tra l'altro, la storia vuole che nel 1920 fu la direzione del Partito Socialista invia Maria Giudice in Sicilia, proprio in Sicilia, per riorganizzare gli organi periferici del partito. E quindi nel 1920 siamo già a Catania. E a Catania dirige insieme al marito la Camera del Lavoro di Catania e fondano il giornale L'Unione, che poi trasferiranno a Palermo. Però ecco, facendo un salto temporale, perché davvero scriveranno la storia politica di quegli anni, è importante dire che il 30 aprile del 1930 allora erano già stati costretti a rinunciare all'attività politica, perché siamo già nel ventennio, ma proprio nel 1930, il 30 aprile, i poliziotti entrano nella casa di Via Buda, appunto al numero 20, e fanno scempio di cassetti, cassapanche, perché volevano verificare se davvero avevano interrotto questa militanza. E fu proprio in quel caso che Iuzza viene costretta, rimarrà nel balcone che si vede appunto da Via Pistone sotto una pioggia scrosciante e rimarrà lì per tutto il tempo proprio perché avevano il fratello Ivano Ancora una volta
nel desiderio di volerla proteggere, l'aveva lasciata però nel balcone. Dicevamo che la sua formazione, quando inizia la sua formazione culturale, inizia a casa ed è già nei primi 12 anni, diciamo, che si era già edificata. Perché cosa accade? Lei frequentò pochissimo la scuola fascista e poi fu affidata al professore Isaia. E da subito ebbe quindi una sorta di formazione antagonista al regime. Angelo Pellegrino, nel ritratto di Goliardo Sapienza, tra l'altro, intercetta proprio il momento esatto, in cui il padre, e quindi la madre, decide di, ritirare la figlia dalle scuole, sotto il fascio. E ci fu proprio un episodio quasi di psicomagia alla Jodorowsky, perché prende proprio in quel caso, che cosa accade? Accade che durante una lezione Goliarda Sapienza dice che i romani in fondo erano stati peggiori dei fascisti perché avevano crocifisso Spartaco e i suoi compagni lungo la Via Appia. Sappiamo bene che durante il fascio, come dire, scalfire l'epopea romana voleva dire in qualche modo far crollare l'idea dell'imperiale. E quindi fu espulsa per questo motivo, e proprio per questo motivo il padre prese la figlia, la portò sul terrazzo di Via Pistone e materialmente bruciò con una tanica di benzina proprio il grembiule del famosissimo degli alunni che erano costretti Della scuola. a. Ed allora, ecco, lei smette di andare a scuola, riceverà una cultura fatta di Dostoevskij, di Tolstoi, finalmente leggerà i Miserabili, ma questo per quanto riguarda il professor Isaia. D'altro canto, i fratelli la educavano a tirare a box e anche a sparare, quindi fu proprio Alla strada proprio. una scuola incredibile. Io so che lei era molto amante dei film, tant'è vero che al cinema che tu citavi prima, lei trascorreva veramente tantissimo tempo, tanto che addirittura era riuscita a imparare a memoria tantissimi film e poi a interpretare appunto questi ruoli che lei amava e guardava. Sì, lei fu colpita da tantissimi amori, fu in preda appunto all'amore per il teatro dei pupi, all'opera e al film, al cinema, anche perché erano quei momenti che si concedeva con il padre e la madre, erano quei momenti in cui c'era un'unione con i genitori, che lo ricordiamo. Erano in un modo o nell'altro sempre impegnati per l'attività politica, per la militanza o, nel caso di Peppino Sapienza, poi in quanto avvocato. Però ecco, ritornando su San Berillo, il cinema Mirone era proprio un luogo, una tappa fondamentale per le giornate di Goliarda Sapienza, che poi la influenzerà talmente tanto quella sedia, quella poltrona, che lei diventerà Jean Gabin, io Jean Gabin. E quindi la casbah di quei film era l'equipollenza di San Berillo. Ma proprio a San Berillo lei imparerà a mettere le acciughe sottosale, a impagliare le sedie, a ricucire i gonnellini dei pupi che subivano che erano le cui stoffe erano lacerate dai combattimenti. Inizia a recitare nei teatri popolari e tutto questo perché in fondo erano le idee socialiste dei genitori, secondo le quali bisognava imparare a fare
quasi tutti i mestieri per Tutti. poi affrontare il tutto. E, però c'è un'altra camera di formazione che fu la stanza antistante allo studio del padre. E dentro quella camera lei imparò la vita perché divorava Ascoltava. e ascoltava tutte le storie di vita vissuta e il più delle volte i clienti dell'avvocato dei poveri erano dei clienti che vivevano, che frequentavano e che creavano la malavita e non. Però ecco, lei lì imparò ad amare le storie e la verità della gente. Con il padre fu un'ottima compagna di lavoro, un aiutante, perché il padre le faceva leggere le accuse che venivano rivolte ai clienti del padre. E il padre disse più volte in uno scambio epistolare che dall'intonazione della figlia era la figlia stessa che le suggeriva se l'accusa era vera o era artefatta, costruita per la celebrazione quindi una cosa incredibile, tutto Avessi questo. allenata anche ad ascoltare i timbri di voce e a capire subito chi si trovava davanti. Esatto, e per un talento suo naturale proprio di ascolto del suono, della riproduzione, adesso vedremo quanto sarà abile, brava addirittura nel cancellare, nell'addomesticare l'accento catanese che diciamo non è così dolce. Però ecco, la famiglia di Goliarda, per andare spediti. La famiglia Sapienza, la grande famiglia Sapienza, perché ricordiamo appunto che arrivarono i sette figli, i sei figli, perché la prima Iosina non andò mai a Catania, i tre figli dei tre figli, Goliardo inizialmente viveva da solo, ma poi morì. Comunque si tratta di una famiglia allargata che comprende anche Maria Carmela e Giuseppa, che sono due figlie nuove che erano nate da un'altra relazione ancora di Peppino Sapienza, e per dire ecco che quella È una casa tra famiglia che è le sicuramente non tradizionale, è una famiglia molto contemporanea più che altro, ma sicuramente non tradizionale per il tempo, non convenzionale. Purtroppo fu per nulla convenzionale perché succede che nel 1931 Ivanhoe parte va dalle zie della madre per parte materna a Stradella e invece Licia, che era la secondogenita di Maria Giudice, diciamo la più grande in forza, e porta via la sorella Olga, che aveva 15 anni, per sottrarla dallo sguardo violento di Peppino. Secondo alcune fonti, Peppino Sapienza si era invaghito di Olga e alcuni suggeriscono anche un rapporto anche incestuoso tra Peppino e la figliastra. Tanto che la madre seguirà le figlie, salirà sul treno e porterà via queste figlie da Catania e da Peppino per poi ritornare. E nel contempo, ritornando a questa famiglia alquanto stramba, Libero, che era il secondo figlio, il secondogenito di Peppino, parte per Domodossola perché Cosetta, quindi torniamo alla parte di Maria Giudice, quindi i due, la Fratella. sorellastra, esatto, si era innamorata di Libero, che però per complicare la situazione, Libero in realtà aveva una relazione adulterina con la zia, ovvero la moglie di zio Nunzio. Tutto questo per Che dire beautiful, non Esatto, proprio sparisce, impallidisce di fronte all'intrigo della storia di Goliarda Sapienza Family. però ecco.
Tutto questo ha un risvolto, non perché adesso vogliamo fare gli psicologi da giornaletto, però tutto questo ha un risvolto anche nella futura sessualità e nella libertà sessuale di Goliard Sapienza. Sarà proprio Angelo Pellegrino che riconoscerà una bisessualità e quindi in questo amore allargato verso l'universo maschile e femminile, ma un amore che aveva imparato a capire, a decodificare a casa sua. Quindi, in qualche modo, per lei, gli uomini e le donne, i fratelli e i fratellastri, le sorelle e le sorellastre, appartenevano ad un'unica famiglia, erano una grande famiglia allargata. A questo aggiungiamo poi tutti quei codici che apprendeva passando per le vie di San Berillo, ed ecco che il gioco è la libertà sessuale è presto spiegata. Al ritorno di questo episodio, la madre, ed è importante dirlo, la madre incomincia ad avere le prime avvisaglie di questo crollo nervoso. Però a 17 anni Goliarda Sapienza per alcuni vince una borsa di studio e inizia la sua carriera all'Accademia di Arte Drammatica, per altri invece fu proprio il padre che fece in modo di trovare questo canale per mandarla a Roma Grazie. e finalmente ecco, andrà a Roma con la madre nel 1941, se non erro, comunque lei aveva già 17 anni. E invece sulla morte del padre c'è un altro enigma che magari tu conosci meglio di me, perché si dice che Peppino Sapienza a Sapienza. un certo punto viene trovato morto, ucciso. Sì, allora in realtà è proprio nel ritratto di Goliarda Sapienza, ancora una volta di Angelo Pellegrino, che tra l'altro è l'ultima diciamo, ricostruzione perché del 19 marzo 2019, ed essendo il compagno di una vita di Goliarda Sapienza, è quasi un biografo e quindi ha tutti gli elementi che ha potuto tessere insieme, lui abbina la morte di Goliarda Sapienza a quella del padre e dirà: così come Goliarda morì in piedi per un attacco cardiaco, anche il padre morì in una camera d'hotel in compagnia di una ragazza, di una donna. E quindi giustifica la morte imputandola ad un attacco cardiaco. Però certo, la scena è quella dei migliori romanzi gialli, perché difatti si ritrovò dentro una stanza d'albergo con una nuova compagna. E dici Pepino, ti bene che è chiedevo ancora. questo perché alcuni invece dicono che era stato trovato annegato, cioè morto annegato, quindi ci sono anche in questo caso molte ombre pure per quanto riguarda proprio la morte del genitore di Goliarda. Non si sa. Sì, perché il figlio Goliardo fu in effetti trovato annegato, però tra l'altro era un bravissimo nuotatore, quindi si escludeva la possibilità che fosse, e quindi invece per altri era stato volutamente diciamo, ucciso, annegato in mare. Però la storia, ecco, un altro aspetto che passa in sordina e che invece in realtà è davvero importante è quando lei era appunto a Roma e quindi all'età di 17 anni inizia questo percorso, la madre le fa compagnia, non viene spesso o sufficientemente detto che anche il padre andrà a Roma. Siamo già nel bel mezzo della nuova catastrofe mondiale e Peppino arriva a capo di una formazione partigiana, la Brigata Vespri, che diede poi il nome anche ad un giornale clandestino. E Maria fu ricoverata in, viene ricoverata in clinica.
e ciononostante riesce a partecipare ancora una volta con Peppino Sapienza facendo quello che riusciva a fare meglio, cioè scrivere. E visto che non poteva scendere in campo, in strada, combatte con le parole. Goliarda invece la ritroviamo in una veste inedita e lei sarà sempre molto restia a parlare di questa sua esperienza resistenziale, in fondo come moltissimi partigiani. E lei farà la staffetta agli ordini del padre. Tra l'altro, Goliarda Sapienza sarà proprio una sottotenente. Avrà lo pseudonimo di Ester Cagegi ed è l'identità che viene presa da una deceduta, e quindi prendono la carta d'identità di questa donna e mettono la foto di Goliarda, che in quel periodo a Roma è una delle pochissime partigiane che operava a Roma. Quando fu sottoposta al trattamento dell'elettroshock, invece questa storia riemergerà. Durante questa sua esperienza da partigiana, fu ricercata dall'SS e fu proprio Silvio D'Amico, che era il direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica, Drammatica. fu lui stesso a dire: "Guarda, sono già venuti a cercarti, continuerò a darti la borsa di studio, ma per favore non ritornare più." E lei vive in un viene messa in un convento di suore francesi da cui la notte usciva calandosi da un mezzanino per raggiungere il padre. E, insieme al padre, poi c'è quindi il film diventa più, la trama è più fitta, Più perché fitta, infatti. il 25 gennaio nel 1944, con la brigata Vespri, figuriamoci, lei sottotenente, con il padre, libererà dal braccio tedesco di Regina Coeli Sandro Pertini, Giuseppe Saragat e molti altri che erano stati condannati a morte. Quindi parliamo di Goliarda Sapienza, che non fu solo Ester Cagegi, ma fu Goliarda Sapienza. C'era un A aspetto Roma lei importante. poi conosce un regista importante, che è Citto Maselli, con il quale ha condiviso praticamente tutta la sua vita, gran parte anzi della sua vita, senza però mai sposarsi. Poi succede però una cosa strana. Dopo una vita trascorsa appunto con Citto Maselli, con cui ha collaborato, ha scritto anche molte sceneggiature, però senza firmarle. Questa è un po' la sorte di tutte le donne che vivono un po' all'ombra, esattamente come Elsa Morante, un altro personaggio la cui vita e la cui storia personale è veramente burrascosa, forse tanto quanto quella di Goliarda Sapienza. A un certo punto della vita, quindi Goliarda a 50 anni decide di sposare Angelo Pellegrino, di cui tu ovviamente citavi prima, quindi va a normalizzare la sua vita con un uomo che però ha circa 20 anni meno di lei. E che, quindi, che cosa succede nella vita, in questo arco di tempo a Goliarda? Cioè, trascorre una vita da anarchica, come dici tu, fa di tutto, passa dalla scrittrice alla politica, i suoi ruoli sono veramente interscambiabili, quando a un certo punto poi decide di quasi normalizzare, cioè sposare, di ritornare alla norma. Che cosa succede in quest'arco di tempo? Ma lei fu in qualche modo fu sempre alla ricerca di la casa per lei ebbe addirittura un ruolo paranormale, nel senso che per lei era fondamentale creare l'atmosfera giusta per tutti gli ospiti che riceveva, era fondamentale creare gli spazi, gli ambienti, i luoghi, gli orari, e quindi diciamo che fu sempre alla ricerca di una, vogliamo chiamarla normalità,
Direi di sì, perché mi viene da pensare anche alla sua voglia, al suo desiderio di diventare madre. Lei, per una malformazione che oggi sarebbe curabile, purtroppo non riuscì a diventare madre, ma lei stessa disse che avrebbe voluto tanti figli quanto ne ebbe la madre. Io non so che cosa fosse accaduto, però diciamo che lei di certo seguiva il suo cuore, tanto che anche di fronte al corteggiamento e alle proposte di Luchino Visconti, perché che nel 1960 le proposte ad un certo perché lei Luchino Visconti vedeva la nuova Eleonora Duse, ma quando le fu la corteggiò in maniera incredibile per strapparla da Positano e per invitarla a raggiungerlo a Roma per queste parti prestigiosissime. Lei invece preferì rimanere a Positano, e perché proprio a Positano nasce la scintilla del personaggio Modesta. Quindi non so davvero che cosa accadde, ma so che lei seguiva questa forte, come dire, così, proprio questo amore per le cose che faceva. Che forse non aveva, esatto, forse quella normalità che non aveva avuto nella sua vita, diciamo, di infanzia in qualche modo. Però Se ecco, quelli voglio. furono anche molto anni mo molto difficili, cioè faremmo un errore nel vedere quegli anni, questa fase della sua vita, come una fase di normalizzazione, perché in realtà coincide con la morte della madre. Subito dopo la morte della madre si apre, diciamo, un lutto che difficilmente riuscirà ad elaborare. Proprio perché con la madre, il rapporto con la madre crea un buco, una voragine che lei riuscirà ad elaborare solo con la conclusione dell'arte della gioia e solo con la forza che mette nel personaggio di Modesta. Perché mentre in lettera aperta lei in qualche modo fa riemergere il suo inconscio, con Modesta è la scrittrice guerriera che finalmente parla. E quindi ecco, ci sarà anche nel 1964 sarà anche l'anno del tentato suicidio. Ce ne fu prima uno nel 62, ma il vero suicidio, il grande suicidio, il grande tentativo di suicidio era proprio quello del 1964. Lei, quello che ho capito, e quello che ci riportano le fonti, è che più che l'amore cercava l'affetto. Ed evidentemente in Angelo Pellegrino trovò questo. Ciao, mi senti? Se come dire, passò tutto questo tempo insieme a tutti questi anni insieme ad Angelo Pellegrino. Insieme a lui. Perché C'è un loro. altro episodio che non abbiamo ancora detto, che è quello poi che lei scrive o descrive nella sua università di Re Bibbia. Che cosa succede? Allora, Perché succede. la Sì, scrittura sì. di Goliarda Sapienza, possiamo dire, è molto, molto viscerale, molto personale. Non c'è un distinguo tra vita e scrittura. È come se appunto la sua vita diventasse scrittura e la scrittura vita. Molto cardiaca come tipo di scrittura, come ha detto Elvira Seminara parlando di Goliarda Sapienza. Primo perché metteva tutta se stessa quando raccontava nei suoi libri i vari personaggi che descriveva, e poi perché addirittura, questa è una piccola curiosità, lei scriveva non sul tavolo ma poggiando il foglio sulle gambe e quindi scrivendo quasi a contatto con la pelle. Però in questo episodio, Università di Bibbia, lei conosce una realtà che fino a quel momento era familiare più ai suoi genitori che a lei, ma decide, come lei stessa ha detto durante un'intervista ad Enzo Biagi, di voler vedere tutto della vita, e che per conoscere il proprio paese era necessario frequentare anche quegli spazi di eccezione,
quindi l'ospedale, il manicomio e il carcere. E lei mi pare che sia stata un po' in tutte e tre questi spazi d'eccezione. Sì, lei fu proprio Elsa Morante che descrisse questo episodio come un episodio dostoeschiano, ecco, diciamo così, difficilissimo nel pronunciarlo. E, fu uno scandalo ritrovarla appunto tra i giornali e ritrovarla in carcere, fu uno scandalo per l'ambiente. Che soprattutto l'ambiente culturale del Partito Comunista che raccoglieva un po' i grandi intellettuali da cui prese però le distanze perché per lei questi intellettuali comunisti si erano fin troppo imborghesiti e quindi più che alla lotta di classe facevano e conducevano questa ipotetica lotta dai loro salotti buoni. E, lei ruba lo scrigno e rivende i gioielli creando come dire, un caso perfettamente disorganizzato perché ruba i gioielli ad un'amica, prende il passaporto dell'ex cognata per utilizzarlo appunto come documento per la rivendita della refurtiva, ma sapeva che l'avrebbero in qualche modo scoperta perché al primo indizio la ricostruzione l'avrebbe riportato ovviamente a lei perché si trattava della cognata. E, di certo le varie ricostruzioni, ritorno ancora a citare e a trasformarmi in un detective da giornaletto, però a parte gli scherzi, le ricostruzioni la vedono e la vogliono come una grande critica alla realtà borghese, anche perché con il ricavato, diciamo, del furto, lei altro non fece che pagare i debiti che aveva nella casa di Roma, quindi diciamo, per l'affitto, l'arretrato, e grazie diciamo, al ricavato riuscì a pubblicare Destino Coatto. E quindi diciamo che fu un'operazione che aveva anche questa valenza, diciamo, politica, se vogliamo, o di denuncia. E, sta di fatto però che all'interno di Rebibbia, appunto, lei frequenta un'università, cioè scopre un'umanità che nemmeno immaginava probabilmente, perché pur conoscendo e pur avendo questa forte empatia, provando questa forte empatia per tutta l'umanità, perché appunto lei diceva: non ho un Dio, ho l'umanità, e quindi aveva questa apertura al mondo, però all'interno del carcere ritrova quella sorellanza che fuori si era persa, quindi quella collaborazione, quella sorellanza che ritrova solo lì Sì. all'interno. Sì, hai detto benissimo. Sorellanza è la parola giusta perché lei quando proprio in questa intervista che rilascia Enzo Biagi, che a me è piaciuta moltissimo perché innanzitutto c'è lei che parla in prima persona, quindi possiamo ascoltare anche la sua voce ed è un'intervista reperibilissima su YouTube, quindi chi vorrà potrà guardarla tranquillamente, in cui lei dice: ho fatto benissimo ad andare in carcere, io volevo andare in carcere. E non solo, c'è una frase che mi sono scritta perché mi è piaciuta veramente tanto, che lei dice riguardo proprio questa sorellanza, questa conoscenza delle ultime, delle donne in particolare che conosce, frequenta, sono per lo più le chiama artiste che hanno molta fantasia, se vogliono cantare la mattina cantano, se vogliono colorare il giorno colorano, ma lei dice tutte le donne che sono lì sono tutte artiste che non sono riuscite ad esprimersi e che la fantasia deviata porta alla delinquenza, cioè la fantasia non riconosciuta dalla politica
e quindi viene intesa come deviata, porta alla delinquenza, ma altro non è che una inespressività, una inespre sì, un fatto che non è riuscito ad esprimersi di queste donne, una necessità di queste donne che non era riuscita, erano riuscite ad esprimersi, quindi la vedeva come se si batteva proprio per queste donne, era contenta di averle viste, di averle incontrate, di averle frequentate, perché aveva capito una parte di umanità, soprattutto femminile, che ancora doveva essere portata alla luce. Sì, Quindi. questa fu un'esperienza e un'opera davvero importante perché per la prima volta, tra l'altro, grazie a questo testo, gli studiosi si ritrovarono un volume, un testo, un manuale che gli aiutò a capire la sindrome da affezione carceraria. Cioè, il carcere, grazie a Goliarda, veniva descritto come un utero che tende a portare dentro i detenuti che vengono respinti dalla società e che solo nel ritorno all'interno di un carcere trovano una dignità e un'identità. E quindi il ritorno nel carcere, questa sindrome, fu qualcosa di incredibile, di eccezionale, motivo di studio grazie al suo testo. Come del resto un'altra denuncia che parte da un altro testo fu il filo di Mezzogiorno, perché anche in questo testo lei denuncia questa volta i limiti della pratica psicoanalitica, proprio perché nel filo di Mezzogiorno a un certo punto succede di tutto e di più l'imprevisto, ciò che la psicoterapia non aveva previsto, perché anche lo psicoterapeuta a un certo punto Entra in decide di crisi. chiudere baracca. E quindi questi due momenti sono dei momenti molto, molto importanti, è una critica molto importante. Come vedi. Infatti c'è un episodio in cui si dice che a un certo punto Goliarda dice al suo psicanalista: per favore non chiamarmi più, cioè praticamente accade il contrario, non è la paziente che chiama il medico, ma a un certo punto è il medico che inizia a chiamare la paziente perché lei era riuscita a metterlo in crisi, quindi la grande intelligenza di Goliarda Sapienza anche in questo. Però c'è una cosa che è importante dire, soprattutto in questo momento storico in cui Sky con Valeria Golino, insomma, decidono di iniziare il casting per le riprese della fiction, eccetera, eccetera, che proprio in quell'occasione si costituì il primo comitato per permettere la pubblicazione e la realizzazione della prima sceneggiatura dell'Arte della Gioia, che avrebbero dovuto, no, che portarono al direttore della RAI di allora, che ovviamente riunito insieme a questo comitato, cioè, si creò un comitato, ma si creò anche una casa di produzione per promuovere appunto questo primo film, L'Arte della Gioia. Siamo nel 1983 e il direttore di allora disse: siete dei pazzi, perché un personaggio così come Modesta è ancora prematuro da mettere in scena. Questo fu un altro, frutto che raccolse dalla sua esperienza dal carcere. Arriviamo all'ultimo episodio, perché ovviamente ci sarebbe da parlare anche dell'Arte della Gioia, che è un libro che non abbiamo detto, ma penso che tra le righe si sia riuscito a comprendere che è un libro veramente straordinario, dove lei parla veramente di questa gioia di vivere che deve essere ritrovata in qualsiasi cosa, o comunque sia qualunque sia la vita che una persona deve trovare in qualche modo veramente questo desiderio di gioia, desiderio di vita. E Modesta è veramente un'eroina incredibile, ma questo penso che ci sia bisogno di una puntata a parte, perché il Sì, personaggio sull'arte di della Modesta. gioia, sì, assolutamente, anche per tutta la sua storia editoriale. Noi spesso ci siamo occupati appunto di censure, di libri proibiti, ed ecco, l'arte della gioia è uno di questi libri che appunto per tantissimi anni, tanto che lei non vedrà.
la pubblicazione per intero dell'opera. Però sì, dedicheremo una puntata speciale per l'arte della gioia. L'ultimo episodio, secondo me, riguarda proprio quello dell'elettroshock e della sua morte, che lei comunque è una donna, per quanto forte, che ha sofferto parecchio, ha sofferto tantissimo. Sì, dicevo poco fa che i momenti legati all'elettroshock, tutto parte dal 1953, dalla morte della madre. Lei prende coscienza di questo rapporto, perché lei vivrà un po' nel desiderio di ribaltare, come di scriverà benissimo Goliarda, di ribaltare i ruoli della madre e della figlia. Lei avrebbe un giorno fatto la madre e la madre avrebbe fatto un giorno la figlia. Tutto ciò non accade perché appunto muore nel 1953 e da lì in poi, come dicevo poc'anzi, si creerà questo buco emozionale. I due episodi importanti sono il 1962 e il 1964, quando arriverà agli elettroshock, però la morte di Goliarda, che tra l'altro lei muore nel 1996, il 30 96. agosto, ma viene trovata 3 giorni dopo, il cadavere viene trovato 3 giorni dopo, però la morte è imputata ad un attacco cardiaco per via del fumo, delle sigarette. Sull'aspetto psicologico di Goliarda Sapienza, in effetti, è importante ci vengono in aiuto 2 libri che sono Lettere aperte e poi Il filo di mezzogiorno, o comunque tutta l'autobiografia delle contraddizioni, perché per capire Goliarda si fa prima a leggere l'opera di Goliarda, A però è anche leggerla. vero che l'opera di Goliarda è fatta anche di bugie. Lei dice che la bugia facendo riferimento anche a Paracelso, se è una dose che può essere medicina, ma che può essere anche veleno. Ed è la biografia delle contraddizioni, proprio perché lei scrive con la consapevolezza che con un'altra frase può contraddire quello che ha appena scritto. Quindi, sì, leggendo possiamo avvicinarci a Goliarda. Però è la sua arte che, come scrivi tu benissimo nel titolo, non sappiamo appunto se è realmente nuda, o se, perché credo che sia lei tutte le volte a stabilire quanto vuole svestirsi. Io per concludere volevo leggere due piccole brevissime poesie che lei scrive in un testo che è stato pubblicato a cura di Angelo Pellegrino e con la postfazione di Anna Toscano, che è una bravissima e preparatissima studiosa di Goliarda Sapienza, dove sono raccolte appunto le poesie, questo qua si chiama Ancestrale, una poesia che non ha titolo, questa dice: non sapevo che il buio non è nero, che il giorno non è bianco, che la luce acceca e il fermarsi e correre ancora di più. E poi ce n'è un'altra che mi piace molto, è brevissima e dice: ti lascerò andare solo quando vedrò le tue mani mozzate nel mio grembo. Quindi sono tutte poesie su questo tono, molto forti, alcune sono anche in lingua perché lei utilizzerà molto anche nei suoi scritti il siciliano, una lingua che non lascerà. E c'è molto, molto, molto da dire, è ancora molto misteriosa e io credo che abbiamo un immenso debito con questa scrittrice, come siciliani, come lettori, come appassionati di libri, e grazie a Cono cercheremo insomma poco per volta di
di scoprirla, di conoscerla e anzi, se qualcuno vorrà farci compagnia durante queste nostre dirette prossime che ci saranno, saremo ben lieti di accoglierlo e ascoltarlo. Cono, che dire, noi penso che per il momento ci fermiamo perché poi approfondiremo i libri e altre storie della vita di Goliarda Sapienza e come abbiamo capito ce ne sono tantissime, fin troppe magari, ma le approfondiremo perché, come dicevo, abbiamo un debito da saldare anche con questa scrittrice straordinaria che amano moltissimo tutti e ci invidiano tutti, come siciliani, intendo. Mi È vero, è ricordo vero. che molti toscani mi dicevano proprio questo: voi avete dato i Natali a Goliarda Sapienza e io ancora non avevo letto L'arte della gioia, quindi almeno personalmente ho un debito con questa scrittrice, quindi Sì, mi fa più delle piacere. volte capita che si rimanda così come non si può contenere tutta la letteratura, è chiaro che molti autori vengono rimandati, però ecco, poi basta, come del resto fu la storia anche di Goliarda Sapienza, la fortuna di Goliarda Sapienza e dell'arte della gioia fu il passaparola, quasi per magia dalla Francia. Poi arrivò in tutti con tutte le 28 traduzioni. A tutt'oggi gli esperti, i biografi continuano a sostenere, i critici continuano a sostenere che la forza del riverbero di questa scrittrice è il passaparola, il più delle volte da donna in donna. Quindi questo era il momento in cui era importante parlare di Goliarda. Ecco, eccoci qui. Eccoci qui. Va bene, allora grazie intanto Cono per essere stato preciso e averci allietato per un'ora raccontandoci la vita di Goliarda Sapienza. Ci rivediamo prestissimo e intanto io, come al solito, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso e come al solito un bacio e alla prossima. Grazie, ciao, a presto, ciao.